muy bien. Mario Catena attendeva paziente il turno per la comunione, quella domenica. Cristo in croce sembrava più addolorato di altri giorni. Il vecchio prelato assolveva quel gregge da più di vent'anni dai soliti peccati. Cristo in croce sembrava alquanto finito dai vizietti di provincia. Primo fra tutti il ricorso sfrenato, il pettegolezzo imburrato, infornato e mangiato. Quale prelibatezza e meschina delizia per palati volgari, larghe bocche d'amianto, fetide come acque stagnanti. Cristo in croce sembrava più infastidito dalle infamie che dai chiodi. La rabbia e amarezza, la colpa che in fondo non hai e stai ancora scontando, l'ingiusta condanna nel triste girone della maldicenza. E ti chiedi se più che un dispetto il tuo nome sia stato un presagio. Nel parroco di darle l'ostia e soffocò nel dolore quel mancato amen e l'umiliazione. Secondo un antico proverbio, ogni menzogna alla lunga diventa verità. Cristo in croce mostrava un sorriso indulgente e quasi incredulo. Maria Catena, anche tu conosci quel nodo che stringe la gola, quel pianto strozzato da rabbia e amarezza, la colpa che in fondo non hai e stai ancora scontando, l'ingiusta condanna nel triste girone della maldicenza. E stai ancora scontando, l'ingiusta condanna nel triste girone della maldicenza. Se più che un dispetto il tuo nome sia stato un presagio.